Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico mio, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Un'altra cosa che separa la generazione X da noi boomer è il vecchio salvadanaio, in inglese piggy bank, cioè banca porcellina. Il progressivo imporsi della moneta digitale ha reso questo oggetto ormai inutile, sebbene può ancora aiutarci nella nostra riflessione. Questo maialino in terracotta, simbolo di ricchezza, visto che nella società contadina il maiale era la fonte di carne più prelibata, ha una fessura sottile che permette di immettere al suo interno una moneta alla volta. Ma per accedere a quanto raccolto si dovrà rompere l'oggetto, e questo farà riflettere a lungo se la spesa che si vuole affrontare con il suo contenuto vale realmente la pena a fronte della perdita di un oggetto così carino. La parabola dei vignaioli si apre rivelando che Dio con noi usa uno strumento analogo per condividere le sue ricchezze e al tempo stesso per farcene capire il valore. Infatti questo inizia proprio indicando che agli operai viene dato un denaro al giorno, che è quanto basta per sostenersi in una giornata. Forse il nostro Dio è uno spilorcio? Ricordiamo che ci troviamo all'interno di una metafora e che quindi va sempre decifrata. Infatti di per sé Dio dà tutto in abbondanza, facendo sorgere il sole ogni giorno sui buoni e sui cattivi, e lo fa da sempre. Ma la nostra creaturalità non ci consente di fruire immediatamente di tale abbondanza. L'eternità deve declinarsi nel tempo perché sia per noi possibile sperimentarla e quindi parteciparvi. Se bevessimo al mattino tutta l'acqua di cui il nostro corpo ha bisogno in una giornata, finiremmo in breve per distruggere i nostri reni. Invece, la dobbiamo assorbire poco alla volta. Ma non è solo una questione di quantità.
la complessità della volontà di Dio e della sua provvidenza che si estende nello spazio e nel tempo è tale da rendere impossibile per noi la sua totale comprensione. Come poter comprendere il senso della nostra storia se questa non solo si incolloca all'interno di una storia generale, ma si intreccia continuamente e si riverbera in quelle storie particolari delle persone che incontriamo nel nostro cammino? Ecco perché il Salmo ci dice che la lampada ai miei passi è la tua parola. Le lampade a cui si riferisce sono capaci di gettare la loro luce solo in un piccolo raggio intorno alla persona che le porta e pertanto gli verrà data l'illuminazione sufficiente per un solo passo. Se però manterrà viva la tale fiamma, tale raggio si sposterà con lui, rendendolo in grado di compiere il passo successivo. Di questa sua fedeltà si nutre la vera speranza di attraversare la notte e così compiere l'intero tragitto verso la terra promessa.